Eccomi tornata con un nuovo video. Poche sere fa c'è stata la famosa serata degli Oscar e ho sbirciato un po' di look. Devo dire che sono tutti look molto molto semplici, ma chi mi segue su Instagram e su Facebook, giù nell'info box comunque trovate i contatti in caso non mi seguiate. Avevo messo una foto di Emma Watson e Dakota Johnson. Sono entrambi dei look davvero molto molto semplici. Alla fine ho deciso sia perché me l'avete chiesto di più e poi comunque mi piaceva anche proprio di più il tipo di look, e ho deciso di scegliere appunto quello di Dakota Johnson, ovvero Anastasia Steele in 50 sfumature, la famosissima. È un trucco davvero estremamente semplice e naturale. Io mi scuso se la luce purtroppo non è delle migliori, ma come sempre in questi ultimi giorni ho un po' di problemi fra luci artificiali perché non trovo delle grandissime giornate. Io vi assicuro che il trucco ci assomiglia davvero tanto, anche se appunto dalla videocamera sembra molto più dorato e non ramato, come in realtà è, e anche il rossetto non rende, ma in realtà è più aranciato. Io comunque cercherò di mettervi anche qualche foto, andate anche un po' sulla fiducia e spero comunque che vi piaccia. Ripeto, è un look davvero, come tra l'altro vedete, semplicissimo e portabilissimo, che potete riprodurre in qualsiasi occasione. E niente, smetto di parlare e vi lascio al tutorial. A dopo, ciao! Inizio stendendo il fondotinta della Pupa Like a Doll nella tonalità 20 e lo stendo con questo nuovo pennello Simil Real Technique che vi ho fatto vedere nel video haul di ByCoins. Qui vedete quasi tutti quanti i pennelli che ho acquistato lì. E lo tampono poi anche con una spugnetta. Applico il correttore Camouflage Cream di Catrice, sempre nella tonalità 020, e lo applico nelle occhiaie. Come sempre applico l'Hello Stage di Essence come primer occhi e lo applico appunto su tutta la palpebra mobile e non. Con questo kit di Wet n Wild, l'Ultimate Brow Kit, vado a riempire le mie sopracciglia con il colore più chiaro. Metto come base questo matitone, lo Stays No Matter What, nella tonalità 05, che è un color rame, e lo vado poi a sfumare bene con il dito. Per tutto quanto il make-up degli occhi userò la Naked 2 di Urban Decay. Inizio stendendo Chopper la piega dell'occhio e con questo nuovo pennello Simil MAC che vi giuro è davvero spettacolare. Prendo poi Snake Bite, che è questo colore un po' più scuro, e vado così ad intensificare l'angolo più esterno dell'occhio, utilizzando sempre lo stesso pennello. Prendo Foxy, che è il colore più chiaro e completamente opaco, e lo vado a stendere sotto l'arcata sopraccigliare. Riprendo Chopper e lo vado a stendere anche su tutta quanta la palpebra, andandola a sfumare bene con Snake Bite che abbiamo applicato prima. Applico il pastello caramello sotto la rima inferiore e lo vado poi a sfumare con Snake Bite, con questo pennellino dalle setole piuttosto corte, che è appunto sempre quello che vi ho fatto vedere nell'haul di ByCoins. Prendo adesso Buticol e con un pennellino piatto lo vado ad applicare nell'angolo interno e all'inizio dell'occhio.
Con la Long Lasting e 02 Hot Chocolate vado a creare una sottilissima riga di eyeliner che andrò poi a sfumare con Snake Bite. Applico il pastello avorio nella rima interna dell'occhio. Applico il lash base e il mascara di Essence sulle ciglia. E subito dopo ci vado ad applicare il Doll Eyes di Hypnose, cioè di Lancôme, e lo applico anche nelle ciglia inferiori. Questo qui sarà il risultato finale dell'occhio. A me piace tantissimo, anche se al mio gusto personale avrei aggiunto una riga di eyeliner nero. Adesso continuiamo sul viso, applico la cipria Hollywood di Neve Cosmetics su tutto quanto il viso per fissare il fondotinta. Ad illuminare alcune parti utilizzando l'Instant Anti-Age della Maybelline, lo applico sotto gli occhi, sul naso, nell'arco di Cupido e in alcune zone del viso che voglio illuminare e lo sfumo per bene. Applico questa cipria più colorata di Mesauda perché a me dalla foto di Dakota Johnson non sembra che lei abbia contouring, sinceramente, e quindi vado a scaldare solamente un po' il viso con questa cipria più scura. Applico questo blush, il Blush Up di Essence, vado a mischiare le due tonalità per ottenere un color pesca. Come illuminante sul viso voglio utilizzare nuovamente Foxy perché lo trovo che sia molto molto delicato. E adesso passiamo alle labbra. Applico il lip marker di Kiko, il 102, che è appunto un bellissimo color corallo. E sopra ci vado ad applicare il Power Pore di Moi, che è sempre in un colore aranciato che dà questo tocco un po' più glossato. Questo qui è il risultato finale, io spero che vi piaccia, mi dispiace che non rende tantissimo come in realtà è il trucco e spero che comunque vi sia piaciuto questo make-up e io vi aspetto nel mio prossimo video, se vi va lasciate un commentino e vi mando un bacio. Ciao!